Bene, bene, ciao a tutti, benvenuti a tutti. Vediamo la psicologia nera e la manipolazione. Vediamo un attimino come, che cos'è la psicologia nera, la psicologia oscura e la manipolazione. Persone che tendono a manipolare, che tendono a essere molto manipolative e quindi cerchiamo di capire come prendere i provvedimenti, perché bisogna conoscere la psicologia nera, bisogna conoscere la psicologia oscura, bisogna conoscere la manipolazione se vogliamo evitare di essere manipolati. Quindi, quali sono le tattiche che i manipolatori, diciamo, o le persone che utilizzano la psicologia nera, la psicologia oscura, usano per manipolarti, che possono essere narcisisti? Possono anche non essere narcisisti, dipende, ma quali sono le tattiche utilizzate? Beh, la prima è sicuramente l'isolamento. L'isolamento è una tattica molto potente, quindi quando incontri una persona con la quale magari esci, che cerca di isolarti, che cerca di rompere, diciamo così, i tuoi collegamenti, interrompere i tuoi collegamenti con le tue amicizie, iniziando a parlare male ovviamente delle tue amicizie, insomma, tutti quelli che vogliono mettere zizzania tra te e i tuoi amici, tra te e le persone che ti interessano, sono persone manipolative, sono persone che in qualche modo vogliono manipolarti, vogliono entrare nella tua vita. Quindi, prima tattica è l'isolamento. Attenzione, attenzione quando hai a che fare con una persona che cerca di isolarti, mandala a cagare in seduta stante, mandala a cagare perché è una persona estremamente negativa che sta utilizzando una tattica di psicologia nera, di psicologia oscura. E quindi poi un'altra tattica, diciamo, è quella che viene chiamata gaslighting, no? Gaslighting, ma in realtà il gaslighting è più semplicemente, possiamo vederlo come una forma di critica costante, come diciamo, persone che ti criticano o criticano magari le persone a te vicine che cercano di squalificarti in qualche modo. Anche questa è una strategia. Poi c'è un'altra che è interessante, che fa parte un po' della psicologia oscura e che però io consiglio sempre di utilizzare nella seduzione perché tra l'altro appunto i manipolatori sono anche abili seduttori, le manipolatrici sono anche abili seduttrici, per cui non c'è niente di male, no? Nell'imparare a usare queste tattiche. È quella della riprova sociale. Coloro che tentano di manipolare utilizzano la riprova sociale. La riprova sociale è un qualcosa che può essere utilizzato in modalità molto diverse. Ad esempio, se tu vedessi un uomo che è corteggiato da molte donne, se tu vedessi un uomo che piace a molte donne, sicuramente piacerebbe di più anche te. Sembra strano, ma è così, funziona in questo modo, perché noi voi siete delle pecore che fate quello che fanno gli altri. Quindi se una persona piace a tanti, anche voi piacete a questi qua. Quindi siete delle pecore e quindi però le pecore che siete voi si lamentano, hanno paura del lupo, ma in realtà chi le porta al macello è il pastore. E quindi la riprova sociale è una tattica che viene utilizzata, è una strategia che viene utilizzata per, tra virgolette, manipolarti, per apparire diverso. Ma la riprova sociale può essere anche una pressione sociale, eh. Quando, ad esempio, tua madre ti rompe i coglioni, c'hai già 40 anni, c'hai già qua, c'hai già là, poi ti rompe il cazzo magari in altri modi, e quindi quella è sempre una pressione sociale, insomma. Ma poi il manipolatore utilizza spesso anche altre strategie di manipolazione, come ad esempio potrebbe utilizzare la paura, quindi le tue paure, amplificare le tue paure.
che sono la paura della solitudine, la paura di essere abbandonato, la paura di essere rifiutato, la paura di essere disistimato, la paura di ricevere un giudizio negativo dagli altri, la paura di essere condizionato, la paura di essere svergognato, cioè la paura di essere, come dire, comparati in modo fallimentare ad altre persone. Ecco, tutte queste paure il manipolatore te le amplifica, te le fa vivere, e quindi in questo modo ti condizionerai, in questo modo ti sedurrà, e quindi tu devi stare molto attenta. Poi ci sono altre strategie banali che però sono figlie, diciamo, della psicologia oscura, e sono figlie di quelli che ti vogliono manipolare, ti vogliono, come dire, in qualche modo vogliono rovinare la tua vita. Poi c'è da dire, diciamoci la verità, che spesso le malgascione fanno le scelte sbagliate in amore, ma anche i malgascioni, ma le malgascione, over 40 o quarantenni o cinquantenni o giù di lì, si lamentano poi degli uomini, ma scelgono anche il target sbagliato, perché sembra che li vanno a selezionare proprio con il lanternino. Quando una malgasciona mi dice esco con un toy boy, oppure uno sposato, oppure uno libertino doc conclamato con 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, oppure con un bel dannato, e poi si lamenta che questo qua non l'ha più in considerazione, questo qua la tratta male, la tromba e se ne va, ma il problema non è che tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena. Il problema è che se tu ti trovi un toy boy, magari c'hai 40-50 anni e te ne trovi uno di 30, è chiaro che uno di 30 ti vuole trombare, vuole sfogarsi, vuole svuotarsi, una volta che si è svuotato se ne fotte. È ovvio che un uomo sposato anche lì vuole svuotarsi, ma poi vuole stare con la moglie. Stessa cosa per un libertino che magari ti può far vivere, diciamo, una situazione, diciamo, magari di seduzione, ma poi si leva dai maroni. E la stessa cosa per il belle dannato, no? Vatti a cercare uno, un grazie a Marcus. Vatti a cercare un uomo medio, un medio man, perché se tu vuoi una relazione stabile è molto importante, al di là di tutto, sceglierti un uomo che abbia le tue stesse esigenze. Magari non sarà così bello, non sarà così affascinante, ma è uno che magari avrà gli stessi valori. Potrà essere un po' noioso, ma anche se è un po' noioso va bene lo stesso, no? Ti devi scegliere tutti col lanternino, ti devi scegliere il toy boy, ti devi scegliere il libertino, ti devi scegliere lo sposato, ti devi scegliere il bel dannato, quelli devi lasciarli perdere, questo è così. Allora, comunque, al di là di questo, il manipolatore utilizza le paure che sono, ad esempio, la paura dell'alienazione, la paura della solitudine, e quindi ti va a amplificare i vuoti interiori. Oppure utilizza la ripetizione, continua a ripetere ossessivamente, diciamo, le stesse cose fin tanto queste ti entrano dentro. Ecco, queste sono tutte strategie, diciamo, di manipolazione che devi tenere presente, perché i nostri lati oscuri fanno parte di chi siamo veramente. Ognuno di noi ha dei lati oscuri, e la psicologia oscura, la psicologia nera va proprio a far leva su questi lati oscuri. Quindi bisogna prima liberarsi delle proprie paure, se tu vuoi sedurre, se vuoi sfruttare il potenziale degli altri. Ma adesso andremo poi a vedere anche magari delle forme di manipolazione. Nel frattempo iscriviti a tutti i miei canali YouTube che sono gratis, iscriviti a tutti i canali YouTube e ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok.